Giovanna Battistini, eccola qua. Eccoci qua. Studiosa di archetipi Maya. Allora, Giovanna, da dove partiamo? Allora, volevo partire dalla vostra ultima trasmissione, in realtà, perché sì, mi ha colpito molto... La precedente, sì, dici? La vostra precedente mi ha colpito molto quando si perché parlava... Perché ci hai seguita, l'hai vista? Certo. Il sogno. Cioè, senza sogni non... in realtà non si muove l'arte. E penso, beh, John Lennon forse è per noi tutti un'immagine connessa all'immaginario e al potere ancorare nel nostro cervello a un'immagine che ci porti gioia interiore. Quindi senza sogni, indipendentemente da tutto, non possiamo vivere bene con gli altri, con noi stessi. In questo sta il fatto che io ho sempre sognato nella mia vita di andare un po' oltre al mondo che vedevo fin da piccola. Ho sempre cercato di capire che non poteva essere solo un mondo fatto di guerre o sofferenze o gente che faceva male all'altra gente. E quindi ho sempre cercato archetipi, il mondo dell'archetipo. E come ti sei avvicinata ai Maya? Ai Maya mi sono avvicinata perché sono andata a Gubbio, a Valingegno, a un 2 giorni di ritiro su campane di cristallo. C'era questa Cheyenne, chiamata a quel tempo Sister Pucca, che veniva da Bali, e suonava queste 20 campane di cristallo, tutti con un suono, e che il cervello entrava in uno stato di... forse di trance, una forma di... si addormentava ma non dormivi. E lì lei per la prima volta nel 95 mi disse che aveva incontrato questa coppia a New York, che le avevano parlato che per la prima volta era stato stampato un calendario malunario, andava con 13 lune di 28 giorni. Esatto. No, allora giustamente Monia diceva che cosa succederà nel 2012, nel 2013, perché ci sarà poi un cambiamento energetico, no? Per coloro, per gli autori che hanno scritto questo libro e che credono in questa cosa, insomma, ci sarà un cambiamento energetico. Che succederà nel 2012? Monia, la tua domanda qual era esattamente? No, io sento tanto parlare appunto di qualcosa di strepitoso, di catastrofico che deve succedere nel 2012, e visto che sta per arrivare, che sei sta qui. Per arrivare il 2012, come dicevo prima, una parte della risposta è in realtà che ognuno di noi ha un'anima che quando è finito il suo turno è come la catastrofe, finisce e uno muore. Se il 2012, e secondo me l'anima non è che muore a caso, muore perché la persona secondo me si annoia, cioè nel senso che è ciclica, conclude tutta una serie di desideri, questa è un'opinione, e che quindi dopo se ha finito e comincia a non stare bene perché non ha più arte e non ha più gioia, finisce. Noi siamo in uno strano... Si spegne, esatto. Noi siamo in uno strano momento in cui c'è molta gente che non ha obiettivi e non ha sogni. Cioè io sono un'appassionata di La Storia Infinita. E quindi il 2012 e stiamo arrivando sempre più persone che non sono felici, non sono contente, c'è tanta guerra, penso che la catastrofe è già in atto da molti anni ormai, abbiamo terremoti, abbiamo maremoti, abbiamo guerre, abbiamo cattiveria, non abbiamo più gioia, non abbiamo più arte. Sono molto felice che questa sera c'è musica, respiro, perché tra l'altro è proprio scientificamente provato, ad esempio Fabien Mamman, questo artista, ha fatto una ricerca sulle note musicali, sia della voce che degli strumenti, a Parigi, in un laboratorio chimico, e le note vibrano con dei colori sulle cellule. Quindi noi abbiamo bisogno assolutamente di ritornare al suono e alla musica affinché il 2012 sia una festa. Nessuno può dire cosa sarà, ma se molte anime non sono felici, di sicuro possiamo morire in tanti. Deve intervenire il dottor Ortasi, forse? No, dicevo che secondo me il 2012 è una delle tante manifestazioni. Noi adoriamo come genere umano darci delle scadenze, darci dei grandi nemici esterni, forse per non guardare i nemici interni che abbiamo, le attese millenaristiche, il millennium bug che doveva esserci per i software, eccetera. Non succede mai, o succede tutti i giorni, nel senso che non c'è l'annullamento, non c'è mai stato e presumibilmente non ci sarà mai un annullamento totale di tutto. Un qualcosa va, anche se le forze sono entropiche, tendono, l'energia tende sempre a ridursi, eccetera. Sempre qualcosa rimane, sempre qualcosa c'è da fare.
quando a me chiedeva ma il 2012, dico io c'ho da fare anche dopo, non c'ho tempo per queste cose. Però c'è stato un grande passo avanti questa sera, perché siamo passati dalla fine del mondo nel 2012 a grande festa. Al 2013. 2012, grande festa. 2013. Questo non vuoi. Perder tanto, le tue lacrime non vedo più, tu non hai più bisogno di me. Quello che volevi era chiaro a tutte e due, ma che senso ha illudersi ancora? Tanto sai che sono qui e mi trovi quando vuoi, ma che uomo sei, ma che faccia hai, spari se poi ritorni, come fosse normale, spari se poi ritorni, e vuoi fare l'amore. Buonasera a tutti, ben ritrovati, una nuova puntata del Vittorio Talk, un'ouverture musicale questa sera, Massimo Ferri alla batteria, l'applauso, grazie, Giuseppe Zanca, Massimo Tagliata. Grazie, buonasera. Ciao Massimo. Ciao a tutti. Ok. Ben trovati. Allora, il gelato Massimo, sì, ovviamente, tieni, ma poi dopo magari te lo cedo dopo. Il gelato ci piace. Ma di vita, la nostra società, credo che diventi difficile limitarle, perché è un dolore che si protrae nella, diremo insomma, in quello che è l'esperienza più frequente, la pancia. Uno, due, tre giorni diventa difficile impedire a chi ne patisce di poter stabilire no, non ci vado perché se no creo una costa, un allungamento delle liste. Esatto. Certo, in alcune occasioni questo sì viene male indirizzato, come dicevo prima, e spesso mi ritrovo nella pratica quotidiana gente che si presenta e vuole sapere se ha qualcosa allo stomaco. Come dicevo prima, l'intestino, comunque sia, stomaco compreso, evidentemente non è studiabile, ahimè, cioè voglio dire, perché sennò avremmo fatto un ulteriore passo e forse avanti, definitivo, per evitare tutte quelle indagini che devono essere sostitutive e che sono endoscopia, gastroscopia. E quindi esami anche per chi anche è fortunato invasivi. Adesso c'è la pillola da ingoiare con la telecamera, ecco. Però insomma, siamo ancora a stadi molto molto iniziali in questo senso.